Ad Agrigento, domani venerdì 24 maggio al Circolo Empedocleo in via Atenea alle ore 18:15. Si conclude la terza stagione teatrale del Teatro da Camera con la direzione artistica di Giuseppe Adamo e Mario Gazziano. Sarà in scena Civitoti in pretura di Martoglio per la regia di Giuseppe Gramaglia. Ascoltiamo in proposito l'attrice Maria Grazia Castellana. Sì, un'iniziativa quella della stagione del Teatro da Camera di grande importanza e di grande anche successo di pubblico con la direzione artistica di Mario Gazziano e di Giuseppe Adamo. Il prossimo 24 di maggio si conclude appunto la terza stagione della fortunata stagione di Teatro da Camera, giunta appunto alla terza edizione. Sono state tre edizioni molto articolate fino ad oggi. Nel contesto di questa stagione personalmente ho avuto modo di interpretare un personaggio molto forte, molto intenso, molto importante anche e a me molto caro, quale quello della signora Giulia, protagonista della morsa di Luigi Pirandello, che è un personaggio estremamente psicologico, così come vuole un po' quella che è la filosofia di Luigi Pirandello, e racconta appunto la storia di forti sentimenti che sono fortemente anche legati poi, come si evincerà dalla conclusione dello spettacolo, al rapporto madre-figlio sicuramente. Quindi esprime Giulia un forte dolore, delle enormi contraddizioni psicologiche molto intense che poi vanno a concludersi con l'estremo gesto del suicidio. Peraltro si tratta da parte sua, Maria Grazia Castellana, di una conclusione di stagione particolarmente ricca di successi teatrali. Sì, un percorso molto intenso, molto lungo e caratterizzato da grandi successi a livello teatrale, sia a livello, per quanto mi riguarda, territoriale che a livello fortunatamente internazionale. Infatti negli anni ho avuto modo, in questi ultimi anni, di portare il nostro Pirandello e anche Sciascia, quindi i nostri autori, gli autori della nostra terra, all'estero, da Malta, così abbiamo portato. A Malta abbiamo portato e rappresentato Pirandello per il 150° anniversario e poi anche Sciascia. Così poi da qui si sono sviluppate tante esperienze internazionali in nome dei nostri autori.